epocale per Reggio Calabria. Allora, rispondi tu prima, ovviamente. Vai. Grazie a Massimo Ripepi, una giornata importante per Reggio Calabria, perché Ripepi ha avuto l'intelligenza e ha, direi, anche l'astuzia politica di comprendere che il vero cambiamento di Reggio può passare solo attraverso un partito nazionale giovane, pulito, che stringa con lui un patto vero di sangue, e noi lo abbiamo stretto perché lui è una brava persona e noi siamo convinti che il suo progetto sia quello giusto per Reggio. Arriva dalla città di San Valentino, come scocca l'amore tra Alternativa Popolare e la Rivoluzione Reggio? La Rivoluzione Reggio è una cosa sana, ogni città italiana, ho detto già prima anche in platea, avrebbe bisogno di amare la propria città e di avere qualcuno che comunque, come dire, crea e mantiene le differenze. Io credo che un bel minestrone è buono quando si riesce a sentire il sapore del fagiolo, ma il sapore anche della zucchina. Questo è un buon minestrone, se diventa una poltiglia non sa di nulla. L'Italia oggi è omogenea, mentre le nostre differenze sono state la nostra forza. Ripepi questo ha capito e vuole dare a Reggio ciò che Reggio era, cioè una grande città. Questo è un progetto Slow Time che si articola nell'arco di un biennio rispetto a Palazzo San Giorgio per la sindacatura di Reggio Calabria. E come nasce invece in tempi flash questa candidatura per l'europeo? Ma guardi, non è un tempo flash. Io ho dovuto sciogliere come segretario nazionale di Alternativa Popolare l'idea se Alternativa Popolare andava da sola all'europeo o andava in compagnia. Abbiamo deciso di andare da soli nel momento in cui io ho detto io mi candido alle europee, ci sono una trentina di persone che scommessi sono candidate automaticamente, anche quelli che non lo sanno. Ripepi era tra quelli che lo sapeva. Massimo Ripepi, naturalmente la stessa domanda vale al contrario, quali sono i tratti comuni e che cosa, se c'è, di distintivo invece tra Rivoluzione Reggio e Alternativa Popolare, e come nasce l'incontro con Stefano Bandera? Allora, l'incontro con Stefano nasce per la regina, io l'ho chiamato per chiedergli se poteva prendersi la regina anche quando era stata assegnata. Sapete la storia, non si può dare la regina alla concessionaria della Fiat quando c'è il proprietario della Fiat. Dopodiché ci siamo sentiti, ho visto la compatibilità veramente, proprio direi spirituale, nel senso che è molto simile alle battaglie che faccio io, a lui ha un modo di fare politica vero, in contrapposizione all'ipocrisia dei falsi, no? Quindi, e io vedevo in lui molte battaglie che avevo fatto io e molte anche reazioni su di me uguali a quelle che ha fatto lui. Diciamo che lui ha detto in maniera molto precisa, e questo mi ha fatto innamorare del progetto Alternativa Popolare, io sposo il vostro progetto territoriale. Lui non sta sposando una lista civica, lui sta sposando un progetto territoriale che poi sposa il partito nazionale, perché c'è bisogno dei partiti nazionali quando gli equilibri sono giusti. Quindi se lui mette al centro la periferia, noi mettiamo tutte le forze che abbiamo, perché se il centro si rafforza anche la periferia. Posso permettermi di aggiungere una cosa? Alternativa Popolare oggi è l'unico partito italiano che adora avere all'interno delle correnti. Noi abbiamo stabilito che minimo dovranno esistere 5 correnti al nostro interno. Oggi Rivoluzione Reggio è una corrente che entra all'interno di Alternativa Popolare, quindi mantiene una sua, un suo stile, un suo modo di essere, ma sposa un progetto nazionale, perché noi dobbiamo vincere questa grande guerra del bene. La diversità è ricchezza, quello che ci hanno raccontato negli ultimi 30 anni, che non dovevano esistere le correnti, è la più grande bugia, dalla quinta potenza industriale alla 18ª, la più grande bugia, il più grande imbroglio della politica italiana. Sì, una volta che ha ripreso la parola ha sottolineato come augura per questa stagione le migliori fortune a LFA, la possiamo chiamare la regina, e ha messo a disposizione una possibile sponsorizzazione da 100.000 euro per la compagine Amara. Signori, finito questo campionato, male che vada, potrò continuare a sponsorizzare una parte della regina se mi danno un pezzettino di brandello sulla maglia. Lo faremo volentieri, perché questa sponsorizzazione, come ho già detto, è per i tifosi della regina. Chiunque sia proprietario della regina, la maglia vale di più. Io oggi non sono più proprietario della Ternana Calcio, ma oggi ho guardato la partita della Ternana Calcio e sono contento che abbia vinto. Si resta innamorati di una maglia. Si sposta necessariamente un po' sulla candidatura più vicina, cioè quella per Strasburgo. Naturalmente è difficile fare dei numeri tali da poter
vincere da soli, questo lo si sa, c'è un sistema elettorale molto preciso, una circoscrizione di vastità enorme, e quindi come lavorerà? Cercando di aggregare altri soggetti politici? Allora, noi ci presenteremo col simbolo nostro, giusto? Mi pare questo sia l'elemento centrale. Allora, voi sapete, lo sapete meglio di me, che Stefano Bandecchi rappresenta oggi, diciamo, come flussi elettorali, che è un fatto scientifico, è il personaggio che ha maggiori flussi elettorali perché piace alla gente la sua, diciamo, veracità. Quindi io spero molto che lui, in pochissimo, anche se c'è poco tempo, possa riuscire a trasferire alla popolazione italiana, perché la politica è ormai incarnata negli uomini, questo suo essere. Quindi spero molto che noi questa percentuale la possiamo raggiungere. Ovviamente faremo di tutto che, per associare. Ma diciamo la verità, per batterti fra 2 anni e mezzo devono unirsi destra e sinistra, se no non ti possono battere. Questo per me è il minimo. Da qui a 2 anni e mezzo, signori, c'è da cambiare tutto. Dovremmo essere ancora vivi e lui, ma se siamo vivi stravinciamo. Il discorso europeo è una cosa, io spero che noi possiamo superare il 4%, io sarò a disposizione ovviamente del partito, ma l'obiettivo ovviamente primario, l'ha detto pure per noi, è quello di vincere la nostra città e fare veramente la rivoluzione. Quindi senza alleanze, lo chiedono entrambi. E qua è l'alleanza il coordinatore. Non sono in vena di fare alleanze, giusto con chi 2 giorni fa la Camera dei Deputati ha detto che nonostante io sia stato eletto democraticamente come sindaco, dovrei essere buttato fuori dal fatto di essere sindaco. Se questa è la democrazia italiana, la vogliamo cambiare alla radice. Siccome tutto l'arco parlamentare ha appoggiato questa linea, oggi l'arco parlamentare è contro di noi. Noi siamo rivoluzionari, siamo italiani, siamo quelli che portano la democrazia, gli altri non lo so. Se non ci sono altre domande, l'ultima cosa, è la prima volta forse che sentiamo Massimo Ripepi per tanti anni, organico in vari soggetti, però sempre all'interno del centrodestra, scostarsi in modo forte, deciso da quella coalizione. Lo ha detto dal palco, il motivo in sintesi qual è? No, il motivo è che sulle questioni sostanziali a Reggio, sulle deleghe e le funzioni, il centrodestra sta facendo peggio del centrodestra avendo un vicepresidente che ha la delega alla città metropolitana. È una cosa gravissima perché è un danno per Reggio, non si può non dare le funzioni e le deleghe perché c'è l'altra parte. Noi abbiamo fatto la battaglia noi dall'altra parte, abbiamo chiesto a Oliverio di darcele, non si può usare 2 pesi e 2 misure. E l'altra questione è, un fatto sostanziale, non hanno fatto niente né la vicepresidente né i nostri consiglieri regionali di centrodestra per portare il cuore della città, cioè l'aeroporto, a Reggio Calabria. Stanno continuando a perorare la causa, non vogliono cambiare il piano nazionale degli aeroporti, quindi c'è una volontà di essere venduti e di tradire la città. Per questo me ne sono andato, perché le cose si fanno work in progress. Quando tu capisci che c'è qualcosa di sostanziale che non va, prendi una decisione e cambi direzione.